Ciao ragazzi, non spaventatevi, che mi vedete senza trucco, così in viola, divano viola, tutta in viola. E adesso, come avete letto dal titolo, usiamo una palette, uso una palette che ha i toni del viola, la Ultraviolet di Urban Decay. Allora, io ho un elastico qua, mi sa tanto che dovrò mettermelo perché c'ho sto ciuffo che mi viene davanti e io quando mi trucco mi devo sentire completamente libera. Facciamo così, io semplicemente, proprio come fossi davanti a un'amica, perché sapete che non sono tanto pratica con il Get Ready With Me, che già ci ho messo una vita per imparare a dirlo. E vabbè, la palette in questione è questa qui, bella, bellissima, e la provo per la prima volta con voi. E proviamo insieme anche la Beauty Blender nuova che avevo preso in quel kit da 4 con quella grossa. Chi è nuovo che non l'ha visto, vado a vedere l'haul che ho fatto su Pink Panda. E, se mi ricordo, lo lascio in info box. E i pennelli che avevo preso della Makeup Obsession, io in inglese, lasciamo perdere. E dovrebbero essere tutti 3, 5, 7. Questi qui, viso e occhi. Così proviamo sia la palette che i pennelli che la Beauty Blender. Poi ho messo un po' di cose che non vi ho mai fatto vedere, tipo anche il fondotinta. Questo che ecco, non sono andata a vedere. Ah, Pretty Vulgar che avevo preso su Douglas. Poi proviamo il correttore, questo qua, il Beauty della Essence, che avevo preso da Tigotà nell'ultimo, mi sembra, o nel penultimo, svuota la spesa, Tigotà, non mi ricordo bene. Poi di nuovo, semi nuovo, vabbè, vabbè che non avete ancora visto anche la Cipria, la Meteorites, questa qua di Guerlain, mi sfuggeva il nome, questa. E vabbè, più o meno sono quasi tutte cose che magari non vi ho mai fatto vedere. Ah, e poi vabbè, la palette per il viso. Faccio un trucco completo questa volta. Se verrà lungo, io spero che lo guardate tutto fino in fondo, perché si fanno tanti sacrifici, tanti sforzi, insomma. Si usa del nostro tempo per fare questi video, per cui spero che arrivate fino in fondo. Poi semmai continuiamo il discorso mentre mi trucco. Allora, innanzitutto leviamo gli occhiali. Non ho fatto proprio niente, solo che adesso ho tolto gli occhiali prima di prendere la base, così non trovo più niente. Allora, perché io ho lo specchio qua, però non lo so, tutte le volte mi trovo che non so se è meglio che uso lo specchio o se mi guardo lì, ma anche lì non vedo niente. E allora mi dovrò mettere lo specchio e guardare lì, che sono forse un po' troppo alta rispetto alla fotocamera. Allora, come base per ombretto metto questa di Mesauda, ne metto un pochettino sul dito, poi applico così, picchiettando. Poi lo sapete che io non sono bravissima a truccarmi. E chi mi vuol guardare mi guarda, e chi non mi vuol guardare si gira di là. Non mi guarda, ovvio. E ok, meno male sono riuscita di metterne pochissima, in modo che si è già assorbita. Intanto potrei anche mettere la base per il viso, così che almeno quando mi va a truccare dopo non perdo tempo, che è già bella che assorbita. Ah, non vi ho fatto vedere, è il Pore Professional di Benefit, questa mini taglia che ho da tanto. È una mini taglia, meno male, perché è comunque un prodotto siliconico, si sente proprio una pelle liscissima, proprio come la seta.
proprio un profumo, però proprio questo effetto velluto. Poi per chi è nuovo lo dico che sono accecata, non vedo una cippa, non vedo come da qui a lì tra un po', per cui io infatti dovrei, è già assorbito, dovrei mettermi spiaccicata allo specchio, però poi non vedete più niente. Allora, ok, abbiamo messo la base per l'ombretto, la base per il viso. Ah, stavo cercando dove ho messo gli occhiali, che se per caso mi servono. Allora, purtroppo ho anche poco spazio. Speriamo che non vengano i miei gatti qua, che ho il terrore che ho lo specchio sull'orlo. Ah, non fate caso, non so, lo smalto che mi è venuto veramente da schifo. È questo qua del colore a olio 114 di L'Oreal Nude Demoiselle. Oh mamma, certo che tra inglese e francese qua. Sì, ve l'ho messo per il verso giusto. Ok. Allora, incominciamo che prendiamo i pennelli da occhi e vediamo un po' cosa incominciare a fare. Allora, non è che sono tantissimi, sono questi qua. Non c'è una grandissima scelta, perché volevo usare solo questi. Però sapete, chi non lo sa, che io non faccio trucchi elaborati. Ah già, a parte che c'è il pennello anche qua, non mi ricordavo più. Questa è la palette, per chi non la conoscesse, ma dubito che qualcuno non la conosca. Va bene, ho capito, mi devo appoggiare i pennelli qua. Allora, vediamo un po' cosa posso usare. Direi di fare un po' come avete visto, ha dei toni neutri e dei viola, però c'è anche un verdolino, sì, un verde acqua. Non so se andare con un po' di marroncino, che si chiama Mint Sleep. Questo, dov'è? Questo qui. E cerchiamo, io col braccio davanti. Spero che non sentite il mio gatto che sta andando nella sabbietta. Allora, vediamo un po'. Perché non so se guardarmi lì o qui, ogni volta. Mi sembra. Guardate un po' che ho aspettato a usarla per fare un trucco con voi. E niente, dicevo prima che c'è, cioè, peccato che a volte mi accorgo proprio che le persone non arrivano in fondo ai video dal commento. Cioè, scusate, ma come vi fa piacere a voi che venga guardato tutto il video? Cioè, voi ce l'ho solo con quelle persone che scrivono bel video, bei prodotti. Poi se me ne avete a male, ma io non so cosa farci, però. Cioè, il detto non fare agli altri quello che non vuoi che sia fatto a te. Cioè, come perdete tempo voi, perdete, tra virgolette, insomma. Ci mettete del vostro impegno. Cerchiamo di essere corretti a parlare. Come ci mettete voi del vostro impegno, tempo, anch'io e tanti altri. Impegno, passione. A me piace truccarmi. Non faccio mai perché sono accecata, mi sto spappolando lo stomaco per venire in avanti. Perché se no non vedo niente. Perché sono proprio messa male, non è come nella toilette, ma nella toilette non posso mai truccarmi. E allora, vediamo un po' un attimo, eh. Cosa ci mettiamo? Io ci metterei Cyberpunk. Questo qui. Questo. Vediamo un po'.
vedete? Vi faccio vedere, vi faccio vedere adesso. Perché ho sentito dire che questa palette non scrive tanto e adesso ve lo dico io. Proviamo col suo pennello, così, meglio di così. Allora, Cyberpunk, questo. Dove andiamo? Di qua o di là? Eccoci qui. Sì, perché io quando mi trucco sono appiccicata allo specchio. Però non ho mai luce a sufficienza per guardarmi nello specchio. Ho più luce qua, davanti alla fotocamera. Guardavo il mio gatto che sentivo fare tin tin tin. Sto giocando. Allora, ma a me sembra che scrive. Anche quello di prima. Oh, ho beccato proprio quelli che scrivono. A me sembra di sì. Scusate se mi allontano un attimo, che controllo. Vabbè, non sono eccentrici, ma a me sembra che scrive. Ma dipenderà dalla palpebra, eh? E dal primer. Io, ecco, avrei dovuto provare senza primer. Non ci ho pensato. Ho fatto col primer per abitudine. Magari senza primer. No, dicevo perché forse secondo me dipende dalla palpebra che praticamente io c'ho un normale. Se la palpebra è grassa, ovviamente qualsiasi trucco tende a scivolare via, a non essere omogeneo. Questo è un discorso che non sento mai fare, però, ci sono arrivata io, poi mi sbaglierò, non l'ho sentito io almeno non recentemente, però è una cosa che ho notato. Allora, proviamo a mettere un po' di Purple Dust, o se no voglio usare Lucid, questo verdolino acqua che dicevo, chiarissimo. Proviamo con la punta del pennello della palette a metterlo qua, a dare un punto di luce. Vediamo un po'. Sì, facciamo un po' un mix di colori, perché sennò se poi sembra tutto uguale. Scusate, ogni tanto mi devo guardare cosa combino. Purtroppo, cioè, non giudicatemi che non faccio bene, è che veramente mi manca tantissimo. Avevo già detto nell'ultimo video che ho fatto la visita e non posso purtroppo mettere le lenti a contatto perché mi manca troppo e le lenti a contatto non ci sono. Perciò a volte si fa presto a criticare. Anche per questo che uno dovrebbe vedere tutto il video per sentire tutti i discorsi, insomma. Poi vediamo un po' in questa da sfumatura. Cosa mettiamo? Mettiamo questo optimized. Questo qui. Lo sfumiamo un po' sotto all'arcata sopraccigliare. Io purtroppo, o forse per bene, non lo so, non amo farmi le sopracciglia. Strano che non se ne è mai accorto nessuno, mai detto niente a nessuno. Adesso tutti, perché non ti fai le sopracciglia? Questo forse non si vede tanto. E spolvera. Eh sì. È perché sparte che è chiaro, vedete, nello specchio non ho la stessa luce. Meno male che c'è luce. Infatti ne ho approfittato che
Non è brutto tempo, non c'è un sole che spacca le pietre, però. Mi avvicino ancora un po'. Cioè, io in pratica, in po poche parole, dovrei star messa così per truccarmi. Scusate questo rumore. È la pallina del gatto che l'ha buttata giù dal divano. Proprio adesso, Fufi. Oddio, mi fai dimenticare anche che ombretto devo usare. Ecco, spolvera un pochettino questo, sì. Congiungiamo e sfumiamo. Oh, non mi interessa quanto dura, dura. E guardate finché volete, fate un po' come volete. Io mi diverto. E va bene così. Vedete che ciglia sfigate che ho? Quando mi vedete sembra che ce l'ho il doppio o il triplo, poi dipende anche dalla maschera che mi metto. Ma si vede il punto luce che ho fatto? Forse un po' più di qua. Va bene. Questa è la palette. Non so se ho più luce di qua che mi sembra che. Oh, ho messo più trucco di qua. Non lo so, si vede di più. Allora, poi vediamo. Oh mamma, cosa combino qua? Che c'è lo smalto, gli occhiali. Vedete la mia capoccia. Mi sa che è meglio con lo smalto lo metto qua dentro. Allora, adesso prendo il cestino dove ho messo tutto, se no non vedo niente. E andiamo con la matita. Spero che vi piace il trucco come l'ho fatto. Ma guardavo, sì, non è proprio. Ah, la matita è smaltimento, è quella di Make Up Forever nera. Infatti, piccolina, sì che era già una mini taglia. Devo darmi allo smaltimento di make up. Lo ti sto dicendo a tutti, non mi tentate che sono in stop acquisti make up. Io non so se mette qualcosa sotto, perché quando metto qualcosa sotto a volte mi lacrimano gli occhi e mi piace, eh? Mi piace il trucco anche sotto, nella linea inferiore. Ecco, direi di non continuare. Mi stavo guardando da tutte le prospettive. Spero prima di Natale di riuscire a comprarmi softbox o ring light o qualcosa, perché posso continuare con queste luci. Allora, qui ho un mascara di Natura Verde Bio. Praticamente è l'unica cosa, mi sa, biologica che uso. È quello che non uso, ne uso anche un altro. Poi per sbaglio ne ho aperto un altro ancora. Uno di Mesound, è quello che ho aperto. Mi ricordo. Vabbè, comunque questo qua non è molto performante. Come quasi purtroppo tutti i mascara biologici. Poi avete visto che ciglia sottili che ho. Adesso magari non mi perderò troppo a mettere. L'ultima volta ne ho messo tre passate. Sono tante tre passate, eh. Però aveva preso abbastanza bene per essere tre passate. Cioè, no, cosa volevo dire? Cioè, volevo dire. Mi sono sbagliata, perché stavo pensando a un'altra cosa. Mi sono un attimo sconcentrata. Volevo dire che, essendo biologico, tre passate sono tante. Però l'effetto con tre passate è venuto abbastanza discreto. Adesso stavo guardando che mi sono sporcata. A te pareva?
E te pareva. Oi, oi, oi. Avete mai sentito la Masha cantare? A proposito di cantare, mi piace cantare, un'altra cosa che si scopre. Chi mi segue fino qua così scopre anche questa cosa. A meno che non fai saltini e lo becca per caso. Gli diamo un'altra passata. Così vedete, anche i prodotti nazionali a me non piace. Quando si fa vedere il trucco velocizzato, cosa vedi? Cosa impari? Niente, perché se devi imparare non impari niente. Vuoi vedere bene, vedi già il trucco praticamente poi fatto, si capisce niente. Ah. Sì, in effetti stavo riguardando il trucco, è chiaro, eh? Poi a me svanisce sempre un po', nonostante non ho una palpebra, oh, non riesco a dire palpebra, grassa. Ce l'ho normale, non sento il primer però. Un po' svaniscono, eh. Ho perso il conto. Quante passate sono? Oddio. Adesso devo prendere, mi sa, un fazzolettino per pulirmi lo sbavettino. Io di solito faccio sempre la base dopo, perché se c'è qualche fallout del make-up degli occhi, almeno non rischio di rovinare tutto. Forse sì, dovrei vedere di trovare qualcosa di più basso. Il puff. Vabbè, ormai. Allora, adesso procediamo, direi, al fondotinta. Bene. Io l'avevo già provato questo di Pretty Vulgar, la boccetta stupenda, eh? In questo tappo con l'uccellino. Allora, Beauty Blender dove sei? Ah, fateci caso. Io porta Beauty Blender anche per farla asciugare. Allora, adesso non mi ricordo bene come performa, questo fondotinta. Comunque il colore è chiaro. No, mi dire che ha fatto il pallino. Speriamo che si sfaccia il pallino. Il grumetto. C'è il mio gatto che mi sta guardando. Mi sento osservata. Dirà, cosa fa? Cosa sta facendo? Quella suonata. Ok, tamponiamo. Facciamo una parte. Tanto non si asciuga. È siliconico. Ci mette. Forse già biologico, bisognerebbe fare magari un puntino, tamponare con punto. Io preferisco l'applicazione con la Beauty Blender. Un po' perché anche sono accecata, almeno posso andare vicino, perché vedete che se mi avvicino allo specchio non picchia, il pennello invece picchia il manico. Stavo per dire il gambo, ok? Magari cerco di velocizzare un pochettino, se no vi addormentate, che già con l'applicazione del mascara vi siete addormentate o addormentati. Se qualche ometto ha voglia di vedere la mascia che si trucca. Dovrebbe essere anche stratificabile. Adesso vediamo, finisco di fare qua. Poi facciamo la prova. Tra un po' mi acceco. Così almeno vi faccio vedere anche dei prodotti nuovi. Io questo fondotinta su YouTube non mi ricordo di averlo visto. Ma sono io che cerco delle chicche. Ma infatti si vedono sempre le solite cose. Come i calendari dell'avvento che hanno fatti vedere tutti. Io no, non ne ho presi per ora. Vedrò. Mi interesserebbe qualcosa di biologico, a parte quello, vabbè, Biocosmesi Lulu, che quello dovrei prenderlo. Cavoli, ma ci pensate 20 full size? Ma chi vuole dare 20 full size in un calendario? È vero che sono 155 euro, a parte quello più piccolo, che sono 10, 10 mi pare, no, 54,90. E io ovviamente voglio quello più grosso, no? Più grande. Mi sembra un po' bianca, un po' sbiancata. Boh. E
Ma 20 full size su 25? Io, va bene, sono pochi anni che prendo calendari di allevamento biologici, ma sinceramente non mi ricordo di aver trovato 20 full size. Proviamo un po' a vedere un attimino come sta ficcandolo. Anche sul naso non è che mi ce n'è andato tanto. Vediamo. Ecco la mascia in tutta la sua bellezza. Ecco, mi sa che mi sono dimenticata il pennello per il correttore. E vabbè, lo metterò con l'angolino qua. Perché adesso, vabbè, è fondotinta. Forse si vede meglio se sono lontano. A me sì, sembra che è stratificabile, non fa macchina. Dite adesso, allora, il correttore dove è finito? Abbiamo detto che il correttore usiamo questo, il Beauty di Essence. Sì. Questo è senza siliconi, senza parabeni, senza un sacco cose che a me non piacciono, però nel make up uso lo stesso. Viene su. Questo il mio è nella colorazione 1 rose beige, si è già mezzo cancellato. Non mi sembra tanto coprente. Comunque l'ho già usato, visto che illumina. Io ho visto questo potere illuminante. Un po' queste ombre, mannaggia, perché poi sembra che ho le ombre io nel viso, che a seconda anche di come mi muovo. Ok, così dovrebbe andare bene. Poi allora la cipria, abbiamo detto questa di Guerlain, prendiamo il pennello, prendiamo questo e se riesco a aprirla, come si sporca tutta, che questa qui con le quattro colorazioni, io praticamente le mescolo, è profumatissima, se magari un po' più largo era più comodo. Ma sta colorando. Ma sapete che costa un botto? E mi sembra che non. Che sta volando via. Ecco. Perché anche picchiettando così a me sembra che non si attacca niente. Boh. Forse devo provare la Beauty Blender quella grossa. Ma. Cos'è? Non va bene questo pennello? Perché anche se picchietto non si attacca. Ci ho dato un'unghiata! Mannaggia! E non ho unghie! Non prendo più l'air formula, sono tutte distrutte e accorciate. Mannaggia! Scusate se struscio, ma. Perché qualcuno potrebbe dar fastidio. Ma io lo dico sempre che non sono un'esperta, una make-up artist, perciò c'è poco da criticare. Cioè, lo faccio per divertimento, lo farei anche più spesso. A parte che sto facendo una fatica veramente a stare in avanti così. Va bene, direi basta. Ok, allora, adesso che vedete, se continuate a vedere la mia testona. Allora, adesso dov'è? Adesso usiamo questa, la conoscete? La Natural Face di Too Faced.
con tutti questi bei colori. Andiamo a prendere, come profuma, andiamo a prendere questo qui che si chiama Pink Wink, questo bel rosa, che so già che è bello pigmentato. Sorridiamo. Vedete, questo pennello ha già il taglio proprio per il blush. Ne ho preso poco, dai. A volte me ne scappa una marea. Mi faccio le guanciottole ID. Volendo. Qua c'è anche il bronzer. Ma non sono tanto brava. Quanti minuti sono? Scusate la mia testa. Ve l'ho detto che sono accecata. Mi devo avvicinare anche per guardare quanti minuti sono che sto registrando, dai. Pensavo di peggio, anche se devo ancora finire. Ok, poi mettiamo l'illuminante col dito, perché qua non ho pennelli. Mettiamo Satin Sheets, dovrebbe dire così. Questo, sono vellutati, eh. Sta palette è bellissima. Guardate, si vede? Direi di sì. A parte che magari l'indice non è proprio il dito più adatto, ma ho swatchato con gli altri. Poi un po' qua, un po' qui. Abbondiamo? Ma sì, bisogna consumare le cose. Tanto sto in casa. Basta che non mi suona nessuno, se no dice questa qua è una lampadina. Ho sbagliato porta. Ok. Dunque, mi riprendo, mi pulisco le dita. Adesso manca il rossetto. Mi sono presa. Allora, la matita di Alchemilla 08 Intense Pink. Spero che si veda. Non lo so. Questo rossetto di NYX Professional Makeup. Con il pack così, coi cuori. Nella colorazione Desert Rose. Lo vedete? Ok. Oh mamma, non so dove sto andando. Ecco, vedete, non parlo nemmeno. Sono stata anche zitta. Questo rossetto. Un po' asciuttino, eh. Voi non ci credete, ma sono veramente così orba, purtroppo. Non poter mettere anche le lenti è un casino. Eh sì, adesso Fix Plus di MAC che lava la faccia. A 3 metri di distanza, sento che ho lavato anche i pavimenti dietro di me. Bene, dovrei aver messo tutto, no? Ci sciogliamo i capelli che saranno tutti sfatti, distrutti. The Woman in Violet. E spero che il trucco vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate della palette. Se vi piace, se secondo voi come vi sembra sia performato. Com'è? Sì, dai, pensavo peggio da come ho sentito descrivere.
Va bene, ci sentiamo nei commenti, eh? Mi raccomando, guardate tutto il video, eh? Ciao!